Anche l'idea di lavorare adesso su un mio libro monografico è proprio quello, no? Sono dal 90 ad oggi non ho mai smesso di dipingere e quindi adesso per me è un momento in cui devo non tirare le somme, perché poi alla fine quello mi interessa poco, però perlomeno raccontare questa porzione della mia ricerca rispetto al writing e della mia esperienza rispetto alla cultura hip hop, che io l'ho vissuta un po' a 360 gradi. Mr. Weni per Elle Magazine, una bella chiacchiera finalmente con Weni, che è tempo che cerchiamo di intercettare e quindi è fondamentale riuscire a farla. Sono anni che ci conosciamo, esatto. Anni che conosco Elle Magazine, ci sono praticamente cresciuto e per me è un piacere essere con voi. Assolutamente massimo rispetto per il progetto sia in passato che adesso, insomma sono contento che ha ripreso. Siamo a Rozzano per un motivo importante, perché dietro le nostre spalle, come possono vedere, c'è un'opera che è importante per te in questo momento. Ci racconti un po' il progetto che c'è dietro? Sì, allora questo progetto è nato più di 5 anni fa parlando con degli amici architetti dello Studio E Plus e con loro ho messo giù delle idee per portare nel centro popolare più grande d'Europa, che è quello di qui di Rozzano, e questo tipo di progetto di riqualificazione tramite il nuovo muralismo, che è un linguaggio che si è evoluto nel mio caso dallo style writing alla street art e poi al nuovo muralismo, in cui si lavora appunto su grandi dimensioni, in questo caso specifico forse uno dei puppet più grandi che ho mai disegnato. Questo personaggio si chiama Hiroshi Kabuki, ha un'anima giapponese come ovviamente le mie esperienze, e in questo caso specifico tratta dei temi che sono a me vicini da sempre, che sono appunto il rapporto tra anche le nuove generazioni e la natura. Beh, non è una cosa da poco. Mi dicevi che le gambe soltanto sono alte 4 piani. Sì, solo le gambe sono 4 piani, poi ogni palazzo ha un numero identificativo per questo progetto. Lo stile è volutamente un po' più manga anche delle cose che ho fatto in precedenza, proprio per provare a comunicare ancora di più con le generazioni che adesso, più che come tanti anni fa, seguono gli anime giapponesi e i manga o comunque i cartoni animati in generale. Nella cintura è un retaggio della mia militanza nella cultura hip hop, c'è la cintura col simbolo della pace, che è un messaggio che sempre deve essere sottolineato e che spero che sia di buon auspicio per tirarci fuori da questo periodo che invece non è tanto attento alla pace nel mondo. Certo, e poi c'è un messaggio anche testuale, Future was unwritten, il futuro non è ancora stato scritto. Non è ancora stato scritto, infatti le gambe diventano 2 tronchi, da un lato c'è una nonnina che annaffia, dall'altro un ragazzo che taglia, cioè dipende un po' da noi se in futuro vogliamo combattere veramente per i diritti della natura, per salvare il pianeta, rispetto a delle scelte sbagliate che ci sono state in passato. Quindi secondo me le nuove generazioni, insieme a quelle vecchie che possono consigliarli, possono fare ancora qualcosa rispetto a questo tema. Cioè, è assolutamente un messaggio congruo, no? Perché è un messaggio tuo alle nuove generazioni, un lascito in qualche maniera, che parla del tuo background e riesce a parlare anche con qualcuno di nuovo, quindi c'è la volontà di parlare con la contemporaneità, con chi passa adesso da Rozzano. Un progetto di questo tipo parla direttamente con ogni singola persona del quartiere, sia quelli che sono pro che quelli che all'inizio erano contro. In realtà dall'inizio, quando veramente la gente era scioccata perché questi palazzi magari sono stati in decadenza per 30 anni, quando sono stati rifatti molti dicevano: perché li state rovinando? Cioè non avevano in mente che cosa potevamo disegnare. Poi è andata a finire che quando il lavoro è stato concluso la gente ci pagava i caffè al bar, oppure che ne so, la signora ci ha portato un pezzo di torta del compleanno della figlia, insomma queste cose qui. Poi la comunità, i ragazzi fanno le domande, avrò spiegato il significato di quest'opera almeno 200 volte, insomma, quindi questo accende l'interesse, diciamo, anche nella comunità. Tra l'altro questo non è l'unico pezzo che c'è a Rozzano e non è neanche è inserito in un contesto dove ce ne saranno degli altri. Il progetto è molto ampio, non voglio abusare del museo a cielo aperto, che è una roba un po' trita e ritrita, però di fatto se voi spostate la telecamera un po' più a destra potete vedere già un altro muro
Questi palazzi saranno più di quelli che sono stati dipinti fino adesso. Nel 2004 dovrei dipingerne altri 4 e nel 2025 dovrei dipingerne ancora, si spera. Si prova tutti a lasciare, oltre alla traccia del passaggio, a proprio una traccia della propria esistenza, no? Quindi anche l'idea di lavorare adesso sul mio libro monografico è proprio quello, no? Sono dal 90 ad oggi, non ho mai smesso di dipingere e quindi adesso per me è un momento in cui devo non tirare le somme, perché poi alla fine quello mi interessa poco, però perlomeno raccontare questa porzione della mia ricerca rispetto al writing e della mia esperienza rispetto alla cultura hip hop, che io l'ho vissuta un po' a 360 gradi, perché un po' perché sono stato anche un ballerino di break dance, ma poi perché la mia crew faceva anche rap, quindi insomma ho vissuto tutti gli aspetti della cultura hip hop in prima persona. Potrei scrivere un libro sulle cose che mi chiedono le persone quando dipingo in strada, ma soprattutto quello che credono. All'inizio, quando mi dicevano: ok, facciamo questo lavoro, questo è bello, le tag fanno schifo, no? Facciamo ok. Poi adesso, negli ultimi 15 anni, faccio: no, quelli sono spazi conquistati, perché la tag conquista uno spazio, cioè la tag ormai è imprescindibile dai grandi centri abitati. Quindi quando mi dicono le tag, io dico: guarda che là c'è scritto qualcosa. Tu capisci che cosa c'è scritto? No. Io lo faccio leggere e dico: questa è una calligrafia. Certo. Questa è una calligrafia. La calligrafia è una delle poche cose che ci differenzia dagli animali e spesso racconta di te, racconta del tuo carattere più di quanto possa fare qualsiasi altra cosa. Quindi non voglio dire che è l'espressione in toto dell'anima, però come anche Luca Barcellona la pensa come me su questa cosa, ci ha fatto un libro, però di fatto nella scrittura tu puoi vedere l'anima di una persona e per me è importante. Quindi oltre al fatto di aver conquistato spazi che poi vengono donati, riqualificati, quello che sia, però prima di quello c'è quasi sempre una tag che ha messo una bandierina e questo bisogna pagare un tributo a questa cosa. Secondo me fa parte della nostra cultura, sì, del nostro heritage, e porta a questo, certo, tra le altre cose, può portare a questo tra le altre cose, certo. Il lavoro che hai fatto su Locate in qualche maniera, Amazing Days, porta in quella direzione dello spiegare la cultura dei graffiti a 360 gradi, sia con ragazzi giovani, con pilastri della storia, certo, con tante idee diverse. Sono riuscito a miscelare vecchie e nuove generazioni che non sempre si riescono a parlare, tentando di creare una specie di rispetto reciproco tra le due parti, non sempre facile, proprio per questioni stilistiche anche, no? Anche per, come posso dire, riferimenti stilistici anche. In realtà lo faccio anche con il mio magazine, ho ripreso a fare il mio magazine perché mi piace dedicare delle pagine alle cose vecchie che per me erano dei mega burner dell'epoca, con robe nuove che spingono tanto, tecnicamente sono avantissime. E soprattutto perché secondo me sul web non dovrebbero essere circolare delle cose illegali che invece circolano. Cioè è poco furbo da parte di un writer attivo far circolare cose illegali nel proprio profilo con la sua faccia o con cose di questo tipo. Tornando all'Amazing Day a Locate, un traguardo importante è che Locate è stata definita e quindi ha un sottotitolo di città d'arte, perché hanno dipinto più di 600 artisti da tutto il mondo, Giappone, Russia, America, e tra gli americani c'è pure Dazze, che è un pioniere, Chris Ellis, che è un artista, se non pioniere della cultura americana, ha dipinto a Locate Triulzi, no? Questo ci fa capire che in un piccolo centro di 12.000 abitanti avere tutti questi artisti
quotati e storici arricchisce di enormemente la comunità. Spoiler sull'edizione del 2024? Sarà il 31 maggio, 1 e 2 giugno a Opera, che è quindi il posto dove ho lo studio, perché a Locate quest'anno ci saranno le votazioni, quindi non si può. Siamo nel paese a fianco, abbiamo dei muri intonsi, nuovi, 10 di grande formato, dove arriveranno gli artisti stranieri. E poi abbiamo 500 di metri di muro lignare alto 3 metri per circa 50 artisti italiani e europei, quindi insomma ci saranno 60-70 artisti a dipingere. Ci saranno dei workshop, ci sarà Cacio che cura la parte del breaking, quindi una sicurezza, e in più la sera ci saranno gli showcase e i live, quindi insomma tanta roba come sempre, come ogni anno da tanto tempo a questa parte. E poi stai lavorando al tuo libro. Tu pubblichi tanto, sì. Cioè sei uno che colleziona tanto il proprio materiale. Sì. Però adesso hai sentito l'esigenza di fare qualcosa di un po' più, da una parte corposo e da una parte che ti racconti in maniera più estesa. Sì, intanto avevo bisogno appunto di... negli ultimi 3-4 anni sto pubblicando pochissimo di quello che faccio sul web, ma soprattutto avevo l'esigenza di separare in scomparti gli studi che sono anche differenti e le esperienze, no? Molti non lo sanno, ma io sono anche un tatuatore, molti non lo sanno, ma io sono stato direttore artistico di una casa di cartoni animati giapponesi, molti non lo sanno, ma appunto produco l'Amazing Day, produco il magazine Il Fame, sono stato un ballerino di breakdance, ho tante esperienze, ho fatto la scuola internazionale di comics, quindi ho anche dei fumetti mai pubblicati, quindi tante cose, ho aiutato da qualche amico di selezionare il meglio di quello che è stata la mia produzione degli ultimi 34 anni, non due giorni, e quindi tento di pubblicare una cosa che possa essere una traccia di quello che ho fatto fino a oggi. A un certo punto compravo le Sparvar da Rusty. Ah, è vero che lui aveva fatto l'importazione. Sì, e poi ogni tanto Cree andava in Spagna e si caricava gli spray e ne comprava una parte da vendere a Roma. E praticamente che succedeva? La gente di Roma veniva a comprare a casa mia. C'ho l'ascensore più taggato di Roma. La gente mi odiavano tutti perché penso che sono venuti i peggiori di Roma a casa mia a comprare gli spray. Questi qui proprio sono colori che ce li sognavamo la notte, che sono la versione che dà sul rosa del rosso, capito? Tipo per fare le fragole. Questa è la... Se no, se ci andava bene, la versione andava sempre sugli arancioni gialli. Invece questi qua che davano sul rosa non c'erano praticamente mai. E vedi, qua ne abbiamo tre di tre tipi. Cioè, mega lusso, cioè... mega lusso. Oh, questo è il libro dell'Amazing Day che ho fatto durante il lockdown, e per me è stato un buon momento per fermare i primi 15 anni delle edizioni passate. Tra l'altro questo evento è nato proprio grazie a una situazione che mi ha allontanato per 2-3 anni dal mio amico Bleff, e poi visto che il caso ha voluto che siamo nati tutti e due a febbraio, lo stesso giorno, il giorno che ci siamo rincontrati abbiamo deciso di festeggiare il compleanno insieme e l'abbiamo chiamato Amazing Day praticamente. Quindi era una festicciola piccolissima dove c'erano 10 amici a dipingere. Adesso l'Amazing Day, questa è la 17ª edizione, per tutta una serie di motivi, no, cioè lo festeggiamo, non lo facciamo più a febbraio, però la 17ª edizione arrivano 3.000 persone praticamente, quindi è diventato un vero e proprio evento, perché prima lo facevamo a febbraio al freddo, adesso lo facciamo a giugno. E durante l'evento, come potete vedere nelle varie edizioni, vabbè, Cree ovviamente è sempre invitato, fa sempre paura con i suoi pezzi, però vengono anche artisti da tutto il mondo. Lui è Sweat, dei TVS, c'è Mind, insomma, cioè, è passata tantissima gente, anche a suonare Chaos, Cole Fumetto, Bassi Maestro, insomma, Mondo Marcio, chi più, cioè, tantissimi artisti, insomma, quindi non... questo libro
l'ho editato con Voltrain Press, che è un editore italiano che cura delle edizioni soprattutto sul writing underground. L'amico che l'ha fondato, Rio, purtroppo è venuto a mancare subito dopo l'uscita di questo libro, ma stava già male, ed è stato fondamentale l'incontro con lui per fare questo progetto insieme. Infatti sono contento di essere riuscito a inviargli la prima copia uscita, o avere un suo feedback, insomma, ma mi rende ancora oggi parecchio orgoglioso di questo progetto. Poi c'è il Fame Magazine. Il Fame Magazine, come vedete, la prima edizione a colori è del 97, quella in bianco e nero era del 96, quindi abbiamo avuto due numeri zero, erano poche pagine con pezzi piccoli in bianco e nero, insomma, un disastro graficamente parlando. E nel 2022, il magazine è andato avanti fino al 2002 con quest'ultimo numero, poi con Fotolog, MySpace avevo deciso di bloccarlo. Ho fatto un'edizione nel 2011 di bozzetti dedicati al Fame, tra cui appunto qui Kentu, Cam, c'è anche un Luca Barcellona, c'è Seac, McClaim, Chob, Dair. Insomma, ho una collezione di bozzetti dedicati al Fame non male. E nel 2022 appunto ho deciso di riprenderle in mano, un po' perché ero un po' stufo di guardare le foto di murate giganti come questa su Instagram, diventando mezzo cieco, ma soprattutto perché secondo me alcune cose tipo queste dovrebbero essere veicolate soltanto sulla carta stampata e non su web. Ma questo è il mio punto di vista, ragazzi, poi ognuno c'ha il suo. La cosa buona del magazine è che io riesco a dedicare una parte alle cose che secondo me negli anni passati sono state interessanti. Questa è Genova durante il G8, e c'è un amico che dipinge, e questo è Repo, che è un altro amico che purtroppo non c'è più, di Bologna. Abbiamo anche un Rusty del 93, Luz, Daphne, Shadow, insomma ci sono cose interessanti. La cosa interessante è che qua ho una foto inedita di Case 2 con Erich Alfant, che ha fatto il primo writer di Brindisi, che è Teddy Pepe Esposito, che è nato a Parigi nell'83, si è trasferito a Brindisi, ha portato la cultura hip hop, poi dopo a fine anni 80 è andato a vivere a New York e si è ritrovato in mille situazioni a New York. Una foto rarissima di Case 2 in yard, insomma, ragazzi, quando me l'ha fatta vedere io mi sono caduti gli occhi. Poi ho avuto la fortuna di poterla pubblicare, quella come dei pannelli che ha fotografato lui, per esempio questo pannello di Sim, quando l'ho fatto vedere ai miei amici di New York, Yes, CS, mi ha detto: cavolo, sto pannello non l'ho mai visto. Quindi insomma delle vere chicche, delle rarità. Noi avevamo due libri e qualche articolo su skate, spesso anche fuorviante, quindi adesso invece c'è, per fortuna, tanta comunicazione, tante interviste, tanti talk in cui si parla, in cui puoi chiedere informazioni, e c'è una fetta di questa nuova generazione che è veramente interessata, e questo sicuramente farà di loro degli artisti migliori di noi, cioè, nel senso, spero che ci superino in tutto, perché appunto poi c'è quella continuità che è necessaria nella nostra cultura. Spero di essere direttamente o indirettamente, per la gente che mi segue, un buon maestro. Ascolto tantissimi rapper che, insomma, quello che dicono può essere opinabile parecchio rispetto a che ne so, a come viene trattata una donna, o all'utilizzo di droghe, o a un'attitudine di vita sbagliata. Nel mio evento tento di non invitarli, perché non rappresenta, secondo me, l'idea di quello che deve comunicare un evento culturale di cultura hip hop. Cioè, noi dobbiamo uscire fuori dalla merda, non ci dobbiamo mettere noi nella merda.